Uffa, ancora arancione, non finisce mai. Oh. Appunto video 23 settembre, fine della prima settimana di scavo nell'ambiente 2. Possiamo finalmente dire, anche se a bassa voce, che più o meno abbiamo finito di togliere l'arancione. Ah, ancora l'arancione. Proviamo a mettere insieme le cose e vediamo che cosa ne viene fuori. Se io fossi un signore che vive qui nel V secolo e mi trovo un pavimento tutto delabré di un affare che è mezzo crollato, che faccio? Vado a prendermi della terra buona, non so dove, e la stendo per terra e mi ci faccio un bel pavimento e lo batto bene. Quindi c'ho uno strato, mi ci metto uno strato di terra e poi questa stessa terra me la metto d'intorno e ci faccio un bel muro di argilla cruda, di sabbione di tono radico crudo, ben compattato, che mi sta in piedi come un mattone. In questi ultimi giorni stiamo pensando che la struttura in terra identificata dal professore possa essere una stalla. Le terre nere che abbiamo rinvenuto possono infatti suggerire questa funzione, così come la cisterna poteva fungere da abbeveratoio e le tettoie invece da riparo per gli animali che dovevano essere custoditi in questa stalla. Intorno all'anno 480 la stazione di posta di Vignale navigava in cattive acque. Aveva subito diverse calamità, dai barbari ai terremoti, e se voleva continuare ad essere un frequentato luogo di passaggio, doveva in qualche maniera rimettersi in sesto. Per far questo, decisioni importanti dovevano essere prese, e abbastanza in fretta, altrimenti il nome di Vignale sarebbe stato presto escluso dai pochi itinerari sicuri del periodo. Sempre la stessa storia. Vogliono fare le cose in grande loro. Non capiscono che non abbiamo tempo, che dobbiamo ricostruire quello che abbiamo. Non possiamo aspettare oltre. E lo sai come sono fatti i nostri mariti? Non si accontentano mai. Eppure c'è poco da sognare in grande di questi tempi. Beh, in effetti avete ragione, è tutto distrutto. Sono rimaste soltanto alcune parti dei muri, quelli vecchi, tra l'altro quelli costruiti meglio. E allora sfruttiamo quelli e usiamo mattoni e pilastri già usati per ricostruirne altri. Non c'è tempo di ricostruire una nuova stazione, non ce la faremo mai. È proprio vero, Zenobia. Ma l'importante ora è esserci, anche se in modo diverso da prima. In fin dei conti ci servono solo un posto asciutto dove accogliere i viandanti, una stalla per i cavalli e degli alloggi. Ah, se sono questi i nostri obiettivi e possiamo sfruttare quello che ci è rimasto. Il cortile comunque è in ottime condizioni, è asciutto. La stalla la possiamo ricostruire là, vicino alla vecchia cisterna. Certo, l'acqua non sarà proprio pulita, ma andrà benissimo per far abbeverare gli animali. Per l'alloggio... Per l'alloggio vedremo. Al massimo staranno con gli animali i viandanti, oppure li ospiteremo in casa nostra. Di solito i viandanti sono uomini interessanti. Hai proprio ragione. Ma ora dobbiamo passare all'azione. Dicono tutti che la terra arancione di Isidoro sia ottima per costruire i muri. E se ordinassimo quella per ricostruire parte della stalla? Penso sia una buona idea. Sua moglie poi mi ha detto che i loro affari vanno benissimo perché la terra è molto buona. Io penso che Isidoro sia la persona giusta da contattare. Certo, cara Domitilla, hai proprio ragione. Ricordati però che dobbiamo prima convincere i nostri uomini. Soprattutto il tuo, il preposito. Ma questo non penso sia un problema. Domitilla sicuramente troverà il modo giusto per fargli ascoltare le sue ragioni. Hai proprio ragione, Zenobia. Ma ora andiamo. C'è una stazione di posta da ricostruire. Nel sondaggio 14 abbiamo trovato un po' di sepolture e una l'abbiamo scavata per intero. Cos'è?
come è fatto e come sta con le altre cose. Dunque, nella mandibola si notano quattro denti, dunque dal molare, che è il dente diciamo che è meglio conservato, possiamo anche provare a capire l'età dei resti, e vedendo che non è molto usurato diciamo che possiamo interessare l'età di questo corpo fra i 25 e i 34 anni. Varie cose, si dice che cosa è fatto, le cere sono tegole, pietre, malta. Invece dall'osservazione del bacino e particolarmente da questi due punti qui che vengono definiti foramo otturato si può indicativamente capire il sesso di questo corpo e probabilmente si tratta di un corpo femminile. Inoltre sulla tibia si osserva una piccola frattura che probabilmente può essere identificata con una frattura da impatto. Questo è un morto tardantico cristiano senza alcun dubbio. Forse anche non poverissimo, non mi vogliono trovare il corredo, però forse neanche poverissimo. Noi stiamo cercando esattamente di fotografare questo. L'Amanzio nel 480, cioè dopo il grande disastro, che cosa c'è rimasto? Cerchiamo di vedere la gente che vive tra i resti di quello che c'era e di conseguenza gli spazi in cui la gente vive. Isidoro vi ringrazia per i vostri prodotti, ma come dire, noi due siamo troppo sfruttati. Avremmo bisogno di qualcos'altro in cambio, preferibilmente moneta. Mi dispiace, ma questi non erano gli accordi. Anche noi non ce la passiamo tanto bene. Certo, non ve la passate bene, ma sicuramente avrete qualcosa da parte che può fare al caso nostro. Ehi, non facciamo scherzi, lasciate stare immediatamente mia moglie, altrimenti passerete un brutto pomeriggio. Anche tua moglie lo passerà. Questo lo dici tu! Quando il dolore per la perdita dell'amata Domitilla si fu attenuato, gli uomini e le donne si riunirono per prendere difficili decisioni. Caro Preposito, non vorrei essere scortese, ma credo che dovremmo trovare un posto per seppellire l'indomita Domitilla. La mia proposta è quella di seppellirla tra i resti del vecchio portico. Penso che sia un grande posto per una grande donna. Non sei mai fuori luogo, mia cara Zenobia. Hai ragione. Ora dobbiamo pensare solo a dare degna sepoltura alla mia compianta moglie. Il vecchio portico mi sembra il luogo più adatto per dare degna sepoltura a mia moglie. Potremmo prendere Basole e costruire una nuova tomba. Ti la differenzi rispetto alle altre che sono lì. L'unica buona notizia è che due farabutti hanno lasciato qui la terra che ci serviva, per cui ora potremo costruire la nuova stalla. Magra consolazione, Sulpice. Ora la cosa più importante da fare è costruire la stalla. Non disperare, riusciremo ad andare avanti, in qualche modo. E in qualche modo continuarono a sopravvivere. Queste tombe non è che sono messe a caso. Ma no, secondo me no, sono messe in modo abbastanza preciso. Mirko ci ha anche un po' lavorato. Sì, è anche strano il fatto che abbiano tolto le pietre da basolato per fare. E soprattutto anche il fatto che hanno tolto tutto il pezzo del muro per fare il selciato, che probabilmente sarà anche l'entrata della villa dall'Aurelio.
Poi sono tutte orientate nella stessa direzione est-ovest. Sicuramente fanno riferimento a qualcosa. Sì, diciamo che vanno a riutilizzare lo spazio del portico, che ormai sicuramente non esiste più in quanto portico, però ci deve essere qualche cosa che attira tutte queste sepolture e le fa confluire. Ma ci fa capire che c'è continuità nella zona. Certo, e questa è una zona dove venivano sepolti i defunti e la vita doveva essere forse alle nostre spalle. Però secondo me qua di fronte a noi potrebbe esserci qualcos'altro. Tante sepolture fanno pensare a un recinto funerario o magari anche a una chiesa. Va a finire che abbiamo trovato la pieve di San Vito in Cornino. Buon compleanno Italia! Ehi, non facciamo scherzi. Sì, ma... Dove ci vai, Amandi? Salve. Isidoro vi ringrazia per questo. No, aspetta, sì, però se tu fai così mi esci dalla camera. Questo ho portato un catalogo. Così. Dai Marta, hai di che ridere, oggi è l'ultimo giorno. Sì dai, è l'ultimo giorno, però sono stati dei bei giorni di scavo secondo me. Poi i primi giorni soprattutto che non riuscivamo a finire di scavare l'arancione. Però dai, alla fine almeno siamo sicuri che, cioè almeno gli elementi parlano in favore dell'ipotesi stalla per l'ambiente 2. Oddio, tutte quelle monete trovate in una stalla mi sembra un po' eccessivo. Ma infatti, perché tante monete in una stalla? E poi c'era anche una piedina. Giochi, soldi, a me non sembra una stalla. Anzi, sembra più un po' stribolo. Un po' stribolo. Vabbè, dai, adesso sì. Ammetto che le monete e la piedina non ci dicono molto, però o sono dei reperti fuori strato, oppure, non so, magari alla fine la stalla in epoca tardo antica è un luogo anche... insomma, di passaggio, magari le persone ci dormivano anche, la stazione di posta non era in buone condizioni, quindi può essere che qualcuno ci abbia perso delle monete. È un attacco! Bello! Vabbè dai, insomma, vedremo, magari lo scavo dell'anno prossimo ci dirà qualcosa di nuovo su questo ambiente. Dobbiamo continuare anche a fare la prossima corsa. Com'era la cosa? Il vecchio portico mi sembra la migliore casa che possiamo offrirle in questo momento. No, tu guarda sempre verso di lei, verso sole.